Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su un nuovo video di Minecraft, signori, episodio numero 101. Allora, prima di tutto mi dispiace se questi giorni non sono usciti video, ma mi sono preso qualche giorno un attimino per rifiatare e per riprendermi un attimino, farmi qualche giorno un attimo di relax completo, signori, dopo aver raggiunto l'episodio numero 100. Ora vediamo un attimino piano piano di ripartire in maniera costante, costante, signori. Poi, detto questo, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e al canale. E vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e qui il monumento sta salendo come l'abbiamo aggiornato nello scorso video, signori, quindi abbiamo sempre più obiettivi. Io il mio ce lo sto mettendo, l'importante è che il passo più grosso dovete farlo voi, ma basta semplicemente mettere il clic sul pulsante mi piace, signori, e un bel like e anche seguire e anche un bel commentino tattico, fa sempre piacere, signori. Allora, cosa facciamo nel video di oggi? Nel video di oggi, signori, andremo a portare nella nostra isola volante i maialozzi, che sono gli unici animali che ci mancano. Nel senso, ce ne mancano tanti altri, però intanto andremo a fare la situazione dei maiali. Riusciremo a farlo tutto oggi? No. Anche perché già sono passati 2 minuti e noi stiamo semplicemente chiacchierando inutilmente. Due piccoli aggiornamenti, signori. Uno, le tartarughe non ne vogliono sapere un cacchio di nascere. Sono ancora lì, ferme, immobili e non ne vogliono sapere. Invece, le rane sono nate, signori. Le rane sono nate e qui si è perso il controllo. Ne abbiamo un fottio, come si suol dire. Ne abbiamo un fottio in maniera esagerata. Guardate qua cosa c'è. Allora, l'obiettivo qual è? L'obiettivo è farle riprodurre di nuovo, signori. Voglio proprio tutta questa vetrata piena di rane come se non ci fosse un domani. E prossimamente dobbiamo anche sistemare la vetrata di sopra. Dobbiamo fare tutta la cupola grossa di vetro che va a chiudersi lì sopra. Allora, signori, cosa facciamo nel video di oggi? Nel video di oggi, intanto, creiamo la base dove devono andare a stare i nostri bei maialozzi. I nostri bellissimi maialozzi. Allora, cosa ci serve? Ci serve la terra, ne abbiamo 59. Ci serve un blocchetto di erba, ce l'abbiamo? Allora, che io ricordo un blocchetto di erba, ce l'avevamo, perfetto. Altra terra ne abbiamo? No. Bene così. Bene così. Ci mancano anche le staccionate, quindi recuperiamo anche questo legno di qui, perché dovremmo fare tante staccionate per imprigionare i nostri maialozzi. Allora, non ricordo quando. Ho visto che vicino a casa nostra c'erano dei maialozzi. Sicuramente sarà un problema del maullo di domani. Questo, ma non è un problema, non è un problema di oggi, perché l'obiettivo di oggi è intanto andare a recuperare, andare a creare la zona dove questi devono andare a vivere, che già mi sembrerebbe un buon passo avanti. Piantiamo 2 alberi, anche se tra un poco cadranno come se non ci fosse un domani, però intanto così possiamo andare anche a recuperare un altro poco di terra, che, signori miei, purtroppo ci serve in maniera, perché ne abbiamo 59, ma secondo me 59 non ci facciamo assolutamente niente, quindi recuperiamo un po' di terra come se non ci fosse un domani, magari avviciniamo ai 2 stack, magari i 2 stack sono anche assai, però dobbiamo un attimino essere pronti a non dover tornare indietro a recuperare materiali, a fare tagli vari, che sinceramente mi annoia, mi annoia. Allora, faremo un bel po' grosso la zona dei maialozzi, in modo tale che riusciamo ad imprigionarli in un punto preciso. E basta, cazzo di cosa. Siamo a 50, 54. Vediamo se ne abbiamo lasciato qualche pezzo lungo il tragitto. Sì, qualche pezzo c'è. 56, 57, 58, 59 e siccome non mi piacciono i numeri dispari, 60, signori, perfetto, ce ne prendiamo per 4, non penso proprio. 60, 63, 64, perfetto, che non ho preso, perfetto, ok. Torniamo nella nostra bellissima dimora volante. Saliamo, saliamo, a mezzogiorno preciso, signori, mezzogiorno preciso. E iniziamo a fare la struttura che deve contenere i nostri bellissimi maialozzi. Li faremo sempre in quella zona di là, signori. Oramai la zona degli animali è questa. Io ho messo un blocco di riferimento perché comunque lasceremo questa scala libera per poter accedere. E la zona dei maiali, signori, la faremo qui, ovvero in questa zona di qua. Quindi direi, piazziamo intanto subito il blocco di erba, così non ci confondiamo. Arriviamo al limite.
Ah sì, la facciamo bella cicciosa, signori. Ma ci serviranno fondamentalmente i maiali? No, sì, non penso che i maiali ci serviranno mai a niente, perché anche come cibo oramai ci stiamo dando alle carote, e quindi dico, non penso che potremmo fare, però sapete, potremmo fare una sorta di passerella di legno. Sì, mi piace. Invece di fare tutto terra che si unisce tutto quanto l'ambaradan, qui potremmo intanto 1, 2, 3, 4. No, facciamo. Aspetta, il blocchetto va messo qua, quindi, quindi il recinto sarà 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, quindi questo lo possiamo sostituire con un blocco di legno, quello l'abbiamo perso, va bene. In modo tale quantomeno facciamo un attimino un cambio di colore. Dai, così, dai, che secondo me è più carino. Dai, facciamo questa sorta di passerella in modo tale che lasciamo questa zona aperta, aperta. Sì? Ma che cazzo la sto a fa? Aspetta, fatemi un attimo fare mente locale. Ok, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Sì, dobbiamo risostituire tutto questo. Ho messo dei blocchi di terra che non servivano a nulla, signori. Perché sì, ci sto riflettendo adesso. Possiamo fare il giro legno e all'interno mettiamo i blocchi di terra per far crescere e riprodurre i nostri bellissimi maiali. Blocchi di terra che avevo appena recuperato, che stiamo andando perdendo come. Va bene, superfluo, signore, ma noi siamo così, siamo degli spreconi. Noi recuperiamo. No, non ci arrivo da quel lato, ma porca. Ah, mannaggia. Ok, facciamo così, ora ci arrivi. Ah, meno male, ora si è deciso ad arrivarci. Ora si è deciso ad arrivarci. Leviamo questi, mettiamo il legno, quello che il legno mi doveva servire per fare le staccionate, che dovremmo fare di un altro colore, perché giustamente così. Ok, diciamo che manteniamo lo stesso disegno. Sì, diciamo che manteniamo lo stesso disegno. Da qua parte il prato verde, e quindi andiamo di prato verde come se non ci fosse un domani. Dai, è così. Dai, 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 dai. Mamma mia, signori, siamo arrivati all'episodio 101 e le idee iniziano a scarseggiare. Abbiamo tante cose da fare, non lo metto in dubbio. Dobbiamo sistemare il drago, l'uovo del drago. Dobbiamo sistemare la testa del drago. Dobbiamo fare il primo volo con l'elitra. Ce l'abbiamo le cosine da fare, però voi se avete delle idee, signori, suggerite, così abbiamo sempre nuovi obiettivi per andare avanti in questa serie, signori. Ok, diciamo che ha una parvenza di un qualcosa. Ecco, non esageriamo, non esageriamo, ma ha una parvenza di qualcosa. Ora, detto questo, io devo provare a sostituire un blocco di erba qui. Perché sta terra così marrone con le cose sotto fa veramente cacare. Allora, vediamo se ho delle staccionate di un altro colore. Vediamo. Non assicuro niente. Vediamo se ho delle staccionate di un altro colore. La zona del legno è di qua. Abbiamo delle staccionate? No. Ce le ho di quercia e non me ne faccio nulla di quercia. Mi servivano di un altro colore. Dici, ma di che colore? Non lo so. Ecco, abbiamo mandato giù una mucca, signori. Che rottura di scatole. Perfetto, abbiamo diviso la famiglia delle mucche che volavano là sopra. Ci importava realmente? No. Allora, qui che legno abbiamo? Allora, non abbiamo legno scuro. Volevo farle scure queste cose, se no di acacia, ma non mi basterà mai l'acacia. Niente, andiamo a recuperare un po' di legno scuro. Sboschiamo la foresta con gli ultimi alberi che ci stanno rimanendo, perché stiamo piano piano abbiamo disintegrato questa foresta. Un giorno di questi mi piacerebbe rivedere il primo episodio, signori, per vedere com'era realmente questa zona e come l'abbiamo trasformata. Fondamentalmente la base del mio canale è questa, signori. L'obiettivo del mio canale è questo, era fare una serie per poi poter tornare indietro e vedere i progressi fatti, vedere com'era inizialmente il mondo e come lo abbiamo trasformato. Questo è avere un ricordo di com'era e com'è. Questo, secondo me, è una cosa molto bella. Allora, secondo me, legna quercia scura ne abbiamo recuperato un botto, che dovrebbe bastarci per fare le staccionate. Sì, penso di sì, penso di sì. Allora, torniamo verso casa. Ok,
Oggi riprendiamo con un episodio semplice, signora, la costruzione di un recinto, che è una grandissima cacata, però andava fatto, va fatto. Domani l'episodio più rottura di scatole, andare a recuperare i maiali e portarli a casa. Sì, domani sarà una grandissima rottura di scatole. Allora, stazionata, perfetto. No, devi fare questa, non la devi fare nera, perfetto. Non me ne bastano tre mai nella vita. Ventuno. Abbondiamo, signori. Abundas, abundantis, abundantum. 30 mi bastano. Io non li faccio i calcoli prima, signori. Io prendo e registro. Ma ora dovremmo esserci. Ora dovremmo esserci. 42 penso mi bastino. Dormiamo di nuovo. Che già è notte, non so come cazzo lo passano queste giornate così veloci, però dormiamo di nuovo, che è sempre meglio. Ok, andiamo, 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 andiamo. Piazziamo tutte le staccionate, eccetto le due davanti, perché sennò i nostri maialozzi non entreranno mai. E quindi dobbiamo iniziare a fare. Allora, vediamo quante sono: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mi dovrebbero bastare. Penso di sì. Penso di sì. Ok, qua andiamo a chiudere. Lasciamo questi tre aperti. Sì. Sì, va bene. Così poi mettiamo il come si chiama? Come cazzo lo si chiama? Mettiamo il. Aspetta, dovrebbe esserci un blocco centrale che è questo di qua. Mettiamo una torcia qui, grazie, gentilissimo. E qui non so quale sia il blocco centrale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non so quale sia il blocco centrale, signori, ci fidiamo del mio istinto e lo mettiamo qua. Metto una torcia qui, perfetto, e lì già siamo illuminati. Ok, diciamo che per ora può andare. Qui siamo illuminati, però non mi piace così. Leva questa torcia e mettila qui. Ok. E sì, un'altra la metterei qui per sì e per no. Va bene, ci sta, ci sta. Detto questo, signori, io per oggi mi fermo qui. Un ritorno sul canale molto soft, dopo qualche giorno di assenza e di vacanza. Io sto volando, non capisco perché, però va bene. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo domani sempre qui sul canale, che andremo a recuperare i maialozzi e li porteremo a casa. Bella raga, ciao!